Diamoci del tu, di Norman Norman Foster, un Foster. autore canadese, uno che sa scrivere. Per la regia di Enrico Maria Lamanna. Io penso che sarebbe stato molto meglio per lei se il suo ultimo romanzo non fosse stato pubblicato, ma quelli precedenti meritavano senz'altro di essere. E sono una governante, è uno scrittore colto, famoso, ricco. Lavoro da lui da 28 anni. E all'improvviso la scopro, non conosco neanche il suo nome. Per me lei è la signorina Opstad. E quella sera mi accorgo di lei, della sua presenza, Solo di quella, solo di si quella. accorge della mia presenza. E sa tutto di me, io non so niente di lei. Comincia! E da lì ovviamente poi la vicenda, si raccontano tante cose di questi 28 anni. A 15 anni ho dovuto abbandonare la scuola per mettermi a lavorare. Speravo di riprendere gli studi in seguito, ma non è stato possibile. Io invece nei 28 anni mi sono accorta di tutto, dei suoi matrimoni, di tutti i suoi, le sue pubblicazioni, i suoi romanzi. Io ho vissuto nell'ombra per 28 anni a servizio totale. Tu non hai amici, perché stai sempre a riprendere quando parlano. Io ho degli amici. No, sono solo tizi che lavorano per E col tempo sono diventati miei te. amici. Nessuno di loro. Vabbè, nessuno di loro Quali forse. forse? Quella sera decide, chissà perché, il pubblico lo scoprirà. Decide semplicemente che vuole sapere qualcosa di più sulla vita di questa signorina Hoppestad. E si scoprono tante cose, 28 anni sono tanti e il pubblico ci sta, è una commedia che ci sta dando tante tante soddisfazioni. Possiamo tranquillamente dire che è una storia d'amore e non sveliamo nulla dicendolo, perché effettivamente è una storia d'amore, solo che non è assolutamente quello che il pubblico si aspetta. E il finale è totalmente inaspettato, però è amore. Assolutamente sì.